Ciao a tutti ragazzi, bentornati, nuovo episodio della nostra nuova serie dei team monoregionali quasi competitivi. L'obiettivo della serie è andare di volta in volta a comporre delle squadre da utilizzare sul competitivo di Scarlatto e Violetto che hanno come restrizione quella di dover avere Pokémon che sono però appartenenti tutti alla stessa regione. Oggi siamo con il bellissimo team di Johto, c'è un Pokémon in particolare contro il quale abbiamo un matchup terribile che è Primarina, e che letteralmente ci apre il team, speriamo di trovarne pochi. In alto c'è il codice rental per poter utilizzare anche voi questa squadra in Battle Spot, e sotto in descrizione al video c'è il paste per utilizzarlo su Showdown o riprodurlo. Non perdiamo altro tempo, andiamo subito in partita sperando di trovare meno Primarina possibile. Ok, allora abbiamo contro di noi un team molto colorito. Guarda, io proverei a fare la più classica delle composition, che è questa sostanzialmente, e vediamo come va a finire. Abbiamo subito un bel Kingdra contro Garchomp, delle belle vibes BDSP. Ok. Prepotenza. Ah, lui potrebbe fare Final Gambit. Zaino fuga. Quindi non abbiamo più il Fake Out, ma abbiamo il Politoed. Ok, allora io posso anche fare Protect, ma no, però piano, io adesso sono più veloce di Staraptor, anche se lui è Scarf. Facciamo una Protect qui e un Icy Wind di gestione. No, lui lo leva. Ok, come l'hanno detto. Garchomp? No, Ninetales. Ok. Elettrococcola. Va bene. Allora, noi Kindra è in danger, nel senso che liofilizzazione non ci fa bene. E dobbiamo anche togliere Politoed. Potremmo operare un doppio switch addirittura. Sarei per buttare. Oppure fare dentro Scizor e qui proteggiamo. No, buttiamo dentro anche Hitmontop. Se lui adesso metterà Vela Aurora che ci calmiererà un po' tutti i danni. Quindi noi dobbiamo riuscire ad avere Kindra sotto pioggia, Terra Water, con Politoed e il Ping End di fianco, tiriamo le fanghiglie, allora lì sì che facciamo danni. Altrimenti diventa dura. Vela Aurora, ok. Ripeti, ok. Allora, il Raichu è piuttosto fastidioso e vi dirò, potrei anche pensare di tirarmelo via anche adesso. Con retromarcia viene giù e vorrei riposizionarmi, però quello morso è più forte, però è anche vero che lui è Raichu. Facciamo così e
Ci vado anche di fake out. Sì. Ok, lui lo leva. Avevo pensato anche di farci close combat lì sopra. Rientra Staraptor. Ok. Fake out qui. Dazzling Gleam. Va bene. E retromarcia. Ok. Ora abbiamo un buon ingresso di Kindra più Politoed. Attenzione che lui ha meno 1, vabbè, e lui è normale. Allora, non moriranno perché ce l'aveva l'Aurora, però adesso se io faccio Terra Fanghiglia e qui metto butto dentro Politoed, il danno sarà comunque ingente. Staraptor, a seconda di come è bulky, potrebbe anche venire giù. Io ho paura, ho terato perché avevo anche paura, oltre a fare più danni ovviamente, avevo paura un po' anche del freeze dry di Ninetales, però avendo Dazzling Gleam forse non ce l'ha, perché l'altra mossa potrebbe è Bora e potrebbe avere altruismo. Noi missiamo Staraptor e missiamo anche Ninetales. Perfetto. Tailwind di Staraptor e Dazzling Gleam, va bene. Ora, e niente, noi bisogna che adesso a questo punto facciamo Protect e Icy Wind, che dobbiamo riequilibrare un po' le velocità, avendo fatto questo bellissimo doppio miss che avrebbe indirizzato la partita, ma partiamo già male. Se ne va via Ninetales anche per pulirsi e dentro torna Raichu. Mi aspetto una mossa volante tipo su... No! Ok. Però comunque adesso... lui ha il fake out libero su... Può fare fake out su Kindra. E fare retromarcia... su Politoed o su Kindra. Abbiamo di nuovo bisogno del nostro Scizor. E... qui... rimettiamolo Hitmontop. Rifacciamo di nuovo doppio switch. Nelle stesse posizioni. Purtroppo ci siamo incastrati male. Quel miss ci ha rovinato. Ripeto, non sarebbero morti, ma lo avremmo costretto a prendere delle... di fare delle giocate che altrimenti non avrebbe potuto fare. No, lui va no fake out. Ci ha paralizzato Scizor, terribile questa cosa perché sapete benissimo come va a finire. Retromarcia qui. E dentro Ninetales. No, Garchomp. Ok, allora... pensando un pochettino a cosa fare. Dovrei fare retromarcia.
problema è che avendo lui un folletto dietro, io non ho la meteora libera su Garchomp. Io proverei a fare così, intanto, per adesso. Garchomp se ne va, dentro Ninetales di nuovo. No, Staraptor. Per intimidirmi. Scizor ancora. Ma io adesso me ne andrò. Lui sta prendendo tutti i miei fake out. Ok, paralizza di tutti di più. E Scizor rimane parato. Ora siamo messi male, perché lui adesso rimette Tailwind, rifà le sue cose. Non bene. Non bene. E qui facciamo... siamo intimiditi tutti e due. Iniziamo a tirare delle zuffe. Iniziamo a tirare delle zuffe. Protect su Staraptor, che noi non abbiamo sostanzialmente cagato. Invertivolt. Adesso vediamo chi entra. Se entra Garchomp a prendersi retromarcia più zuffa. No, entra Ninetales. Che avrà anche il boost della neve, noi siamo intimiditi, lui sotto velo... Oh, Hitmontop è paralizzato, non si attacca più questa partita. Va bene. A questo punto... lui non ha Tailwind, ancora. Ok. Lui non ha Tailwind, vero? E all'ultimo turno di Velaurora. Quindi noi possiamo provare a fare quello che non ci è riuscito prima. Sostanzialmente. E che a fare tutti questi switch avanti e indietro, a me la vita piano piano, non solo quella dei Pokémon, anche Earl, la mia vita si sta piano piano scemando, e la sua invece è intonso. Allora, lui bravo a togliere il Ninetales, perché così poi al prossimo turno lo può ributtare dentro. Kingdra missa Raichu. Era fondamentale prendere Raichu, ragazzi. Era fondamentale, perché adesso lui ha fake out. Di nuovo. Ora lui può fare dentro Ninetales, fake out Velaurora. Stavo pensando una cosa. In realtà io potrei quasi usare la neve contro di lui. Nel senso che se io adesso faccio Protect e palla clima su Raichu, e se Raichu venisse giù, però col Velaurora non lo so, però è vero anche che è Raichu, ok, lui poi si troverà a dover mettere dentro Garchomp sotto neve. Io ho una palla clima neve, cioè neve, ho una palla clima a ghiaccio. Se viene giù, se non viene giù siamo un po' punte da capo. Non ha preso niente, è AV, è un Raichu AV. AV sotto Velaurora, oppure è bulky come il santo dio. Allora, qui bisogna che facciamo. Dentro Scizor e Politoed lo proteggiamo. No, bisogna che lo tiriamo via il Politoed, però. Serviva Macro questa partita. Proviamo a fare Icewind così.
Oh, però, attenzione perché prendiamo Garchomp con Icy Wind adesso. Hitmontop io lo do un po' per inutile perché tanto avrà ciondolo chiaro il Garchomp. Abbiamo trovato un team fastidiosissimo. Vediamo Garchomp quanto prende. Pochetto hai preso. Allora, io potrei continuare a fare... Vabbè, pugno scarica qui. Entrerà Raichu, non mi interessa. E io continuo a fare Icy Wind o palla clima adesso. C'è una bella palla clima da tirare. O forse è meglio proteggere. Facciamo un altro Icy Wind. Dai. Bullet Punch su Ninetales. Ci schioppa anche col Vela Aurora, ragazzi. Perché abbiamo crittato. Siamo andati oltre il Vela Aurora. Non so se moriva. Siamo CB. Siamo max attacco. Drago Furia. Ci critta anche lui. Quindi mi sento in pace con il mondo. Ok. Bene, a questo punto lui non può più switchare. Ok, allora, facciamo giocate safe. Facciamo giocate safe. Per me è safe fare così. Così che se io rimetto Kindra sotto Rain dovrei essere un po' a posto. Ma lui non era ciondolo chiaro. Finalmente fa fake out dopo mezz'ora che è iniziata la partita. Drago Fury ancora. Sweet Montop mi libera la slot. Perfetto. Benissimo. A questo punto sapete cosa sta per arrivare? Un altro miss di Fanghiglia. No, vabbè. Adesso noi... vinciamo la partita se entra Fanghiglia. Ragazzi, non è difficile far entrare le mosse, però il nostro Kindra probabilmente ha qualche difetto di diotrie. Probabilmente perché ha passato una giovinezza in solitudine. No. Povero Kindra. Attenzione, siamo riusciti a mettere una doppia Fanghiglia, ragazzi. Non ci speravo più. Finalmente. Ok, è stata una partita lunga, però con diversi repositioning fatti bene, secondo me è interessante. È stata interessante. Arcaludon senza pioggia. Umbreon ed Espeon, quando io gioco un team monoioto, tanto di cappello, tanta steam. La pioggia gliela metto io ad Arcaludon, sono veramente furbo, evviva! Questo è un problema, questo è veramente un problema, adesso. Non posso portare Hitmontop alla leggera perché comunque c'è Milotic, che mi walla il team. Credo che sia il momento di Porygon, ragazzi. Porygon Scizor. Kingdra. Politoed, dai. Vedo Grigia. Non ci posso credere che lui ha Arcaludon senza la pioggia e ha trovato quello che gliela mette. Cioè praticamente è come che lui giocasse in 7 invece che in 6. È meravigliosa questa cosa. Allora, vediamo un po'. Corviknight Arcaludon. Ok. Peraltro noi con Scizor non tocchiamo Corviknight. Oh, è l'anti-team questo qui. Ha fatto veramente un anti-team.
Allora, pensiamo bene. Body press di Arcaludon potrebbe iniziare a diventare un problema. Io peraltro una mossa lotta su Shizu potevo anche dargliela. Proviamo a fare Trick Room, lui magari fa Tailwind. E qui ce ne andiamo già subito. Ce ne andiamo già subito. Il Terra. Di cosa hai avuto paura, scusami? Terra volante. Non capisco il perché di questa. Ferro scudo, terribile. Anche lui body press. Vabbè, la buona notizia è che ha dei Pokémon abbastanza veloci. Dunque. Se entro con Politoed però gli metto la pioggia, non va bene. Però d'altra parte ho anche Kingdra che attacca dopo. Non dovevo fare Trick Room. È che pensavo mettesse Tailwind, ragazzi. Vabbè, facciamo così, un problema alla volta. Facciamo Fulmine. Siamo a più uno su Corviknight con altruismo anche. Però tiriamo erba perché come si dice? L'elettroraggio su Politoed non lo gradisco attualmente. Sbagliatamente Trick Room. Però ripeto, pensavo facesse Tailwind, onestamente. Vediamo i danni del nostro Porygon, che è un Porygon abbastanza offensivo. Oh, Porygon, ragazzi! Bene, lui ha perso Terra e Pokémon si è tappato. Se lui ci ha fatto elettroraggio su Politoed, va bene. Non dovremmo prendere tantissimo. Ok, onesto. Il problema è che lui adesso lo farà Metagross. Lo farà quanto vuole il suo elettroraggio. E io non lo colpisco in maniera efficace con niente, Arcaludon. Metagross possiamo lasciarlo un po' lì. E proviamo a danneggiare Arcaludon il più possibile. Proviamoci anche con Palaclima. Perché Metagross posso danneggiarlo anche di Kingdra. Il danno è buono. Forse non è AV. Danno è buono. Un altro Terra Blast dovrebbe rimanerci. Peso bomba. Uff, quanto male. Lui peraltro il capo palestra di tipo acciaio. Attenzione all'elettroraggio su Porygon che adesso fa male, eh. No, va su Politoed, meno male. Meno male. Allora, turni di Trick Room dovrebbe essercene ancora due, se non sbaglio. Andiamo con Scizor. È che secondo me io forse riuscirò a entrare con Kingdra, che la reina sta andando via. Esatto. Allora, facciamo Terra Blast qui.
che tanto non mi dà l'idea di uno che voglia proteggere. E facciamo retromarcia qui. Entriamo con Kindra, poi facciamo Protect, insomma. Dovremmo in una qualche maniera forse riuscire un po' a saltarci fuori. Peccato che attacchiamo, che siamo lentissimi. Peccato che siamo lentissimi. Quindi prenderemo una mossa su... Ma forse ha attaccato Porygon in realtà. Perché dovrebbe aver capito che Porygon un pochino... No, knock off. Ci leva la assorbisfera. Vabbè. Don't mind. Milotic. Ok. Quindi adesso noi facciamo fulmine su Milotic e Protect qui. Vediamo lui cosa ci combina. Terrare è già atterrato. Noi pure. Si tratta solo di lasciar finire la Trick Room. Fulmine, vediamo. Oh, il danno è buono. Siamo... Anche se comunque siamo 3 hit. Psicozan. Ice Beam. Perfetto. A questo punto purtroppo smette di piovere e non possiamo rimettere la pioggia. Però... Va bene, insomma. Allora, vediamo di fare un altro fulmine e... Fanghiglia. Sperando che vada un po' meglio di prima. No. Abbiamo missato Metagross, che era l'unico che dovevamo colpire. Ora dropperemo anche Milotic. Va bene così, ragazzi. Non faremo la kill, esatto, perché abbiamo visto il danno prima. Volevo recuperare anche di avanzi. Ora, abbiamo Scizor. Neanche a piena vita. Allora, abbiamo un Milotic spaventoso a più 2. Però a meno 1 di velocità. No, di precisione, scusa, ho sbagliato riga. Io penso che comunque in ogni caso di Bullet Punch potrebbe venire giù. E quindi dobbiamo sperare in questa cosa. Vediamo. Ok. Va bene. Poi a questo punto direi che l'1v1 contro... Vabbè, il 2v1 contro Metagross direi che ce la facciamo. Anche perché lui non ha tutto questo gran attacco. Mi sa che è a V quel Metagross, perché di fulmine a più 1 ha preso veramente poco. Noi, le nostre mosse sono obbligate. Ok. Lui si toglie la soddisfazione di tirarci giù Scizor. Fulmine, vediamo se chiudiamo già la pratica. Sì. Porygon 2, ragazzi, è stata la pick. Abbiamo avuto la fortuna, chiamiamola così, di non essere stati troppo... Lui si è fatto ingolosire, no? Con Arcaludon a sparare gli elettroraggi. Avrebbe dovuto andare su body press, di body press su Porygon, insomma. Ragazzi, per oggi ci fermiamo qui. Solo 2 partite oggi, che però, a mio parere, sono state abbastanza carine, interessanti. Abbiamo capito che non giocherò mai più Fanghiglia in vita mia, basta. È stato bello, arrivederci. Detto questo, io vi ricordo di lasciare un bel mi piace se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina per le notifiche, per i prossimi video che arriveranno. Prossima tappa, si torna a Hoenn. C'è un team, ho pronto un team, ragazzi, bomba. Vi dico solo che ci sarà Sceptile, quindi bisogna che siate qui per forza. Io vi saluto, appuntamento come detto a Hoenn, alla prossima, ciao!